Io credo che nel nostro paese un cambiamento importante ci sia stato l'approvazione della legge 7 anni fa in Senato nel 2015. Questo convegno è importante anche perché oggi ha presentato un esempio di esperienze fondamentali e concrete che si mettono in campo nel sostegno dei ragazzi, delle ragazze, delle famiglie che incontrano questo problema nella loro vita. È stata una giornata molto emozionante, diciamo carica di significato. L'azzurro, il girotondo azzurro degli operatori, dei familiari, dei bambini e relatori di grandissimo livello. Quindi erano rappresentate questa mattina tutte le strutture universitarie e ospedaliere del Lazio, ognuna ha portato, diciamo, il suo contributo con spunti molto interessanti e con temi in cui un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non può non trovarsi a suo agio e farsi promotore perché la ricerca in questo campo possa andare sempre più avanti e quindi arrivare a sciogliere questo nodo, che è un nodo essenziale, visto che, come sappiamo dalle statistiche, un bambino su 7 che nasce è un bambino con diagnosi di disturbi dello spettro autistico. E questa è un'occasione molto importante per mettere in evidenza i diritti di queste persone, per richiamare l'attenzione sulle problematiche dell'autismo, dove è importante arrivare ad una diagnosi precoce, perché attraverso una diagnosi precoce si può effettuare una terapia efficace.